Questo dibattito ha al centro quale concetto? Quello della rete, ed è il concetto fondamentale attorno al quale gravitano questi due libri. Il concetto appunto dell'infrastruttura, della rete, dell'autostrada che deve essere messa nella maniera migliore a disposizione di tutti gli operatori, per far sì che questi servizi, che questa digitalizzazione di cui parlava il dottor Battistotti, per far sì che appunto questi servizi riescano a svilupparsi in una logica pro mercato, in una logica di crescita, in una logica di sviluppo. Sul problema rete, secondo me opportunamente Preto intitola un capitolo con queste parole: la nuvola ai piedi per terra, cioè la realizzazione appunto dell'economia digitale, la piena affermazione appunto di internet passa necessariamente dalla rete. Non a caso il titolo è "In principio è la rete". E qui effettivamente, quando si parla di sviluppo dell'infrastruttura di rete, la concorrenza entra in ruolo particolare. Perché dobbiamo appunto realizzare un punto di equilibrio tra la necessità di assicurare un mercato concorrenziale, dico tra parentesi che in entrambi i libri il problema della concorrenza, particolarmente in quello di Mannoni, è particolarmente avvertito, si insiste proprio sul fatto che la regolazione è stata storicamente una regolazione pro-concorrenziale che ha consentito di realizzare in un contesto di naturale monopolio appunto la concorrenza. E però accanto a questo abbiamo il grande tema degli investimenti, perché quello con cui noi ci dobbiamo confrontare, che poi il rapporto tra concorrenza statica, sulla quale ci siamo concentrati fino adesso, portando appunto una notevole riduzione del livello dei prezzi, soprattutto del mobile, e la concorrenza dinamica che porterà innovazione, investimenti. E ricordo, e proprio come in questi giorni, il neocommissario europeo all'economia digitale abbia, sotto il profilo proprio con l'obiettivo di rafforzare gli investimenti, ventilato la possibile utilità di introdurre restrizioni alla possibilità per gli utenti di cambiare il gestore internet per spingere l'industria delle comunicazioni verso un impegno più decisivo e più incisivo nella espansione del rating. Ora, nell'indagine conoscitiva si affronta il problema di come favorire appunto gli investimenti e dei possibili scenari e anche delle preoccupazioni che potrebbero dare luogo appunto in termini concorrenziali. C'è l'ipotesi che dal punto di vista della purezza dei modelli potrebbe sembrare la preferibile, e cioè l'esistenza di un soggetto autonomo che gestisce la rete separato dagli operatori, ma è quella probabilmente più difficile da realizzare per la massa finanziaria che richiederebbe in questo momento. E mi limito davvero a pochissimi esempi. Un punto sul quale entrambi gli autori insistono molto e giustamente è questa idea della governance multilivello delle comunicazioni elettroniche, il rapporto, no, tra un livello europeo di governo e la sede nazionale. Ora, entrambi per percorsi diversi apprezzano l'equilibrio esistente, no? Dicono che è stato utile il processo di uniformazione e armonizzazione normativa a livello comunitario, ma è bene che ci sia un presidio nazionale, un'attuazione decentrata della regolazione più sensibile alla realtà del mercato e non solo dei diversi paesi. I percorsi sono un po' diversificati, per esempio Mannoni esalta moltissimo il ruolo del BEREC, dell'organismo europeo di raccordo tra i regolatori nazionali, trova giusto quel tipo di equilibrio, nonostante che non siano mancate pulsioni verso un accentramento della regolazione a livello comunitario. Preto condivide questa analisi, ma sottolinea un punto ulteriore, cioè quello che in definitiva è il ruolo della Corte di Giustizia nell'assicurare, come dire, una interpretazione uniforme delle regolazioni esistenti a livello nazionale. Preto insiste sull'importanza delle indipendenze e della competenza tecnica dei soggetti nominati, profili che naturalmente non sono trascurati
nell'analisi di Mannoni, ma qui Stefano si va a prendere, come dire, anche dal suo spirito un po' provocatorio, per cui non si accontenta di difendere l'istituzione che ha vissuto in prima persona, ma esalta il tipo di combinazione istituzionale, il ruolo della politica nella legittimazione dell'autorità, il modello parlamentare e governativo di nomina, richiama l'esempio americano e le prassi americane a conforto della sua opinione. Questo perché mi serve poi a sviluppare una tesi che mi convince solo in parte, e cioè che quella dell'autorità e della propria discrezionalità politica nell'esercizio della regolazione. Qui secondo me c'è forse un eccesso di forza retorica, nel senso che non è necessario scomodare la discrezionalità politica. È già molto dire che quella è discrezionalità amministrativa, cosa che non è peraltro pacifica nella stessa comunità degli studiosi del diritto amministrativo. Sia la vigilanza un momento fondamentale nella vita e nei compiti istituzionali dell'Agcom, e questo lo dice molto chiaramente anche Mannoni nel suo libro. Certo è che, e concludo con questa considerazione, la forza di questo modello, la sua tenuta nel futuro, dipendono molto dalla capacità di individuare, come dire, una corretta strategia regolatoria. E questa corretta strategia regolatoria in entrambi i testi è messa in relazione al tema fondamentale della rete, al problema della regolazione dei prezzi e all'incentivazione agli investimenti. Ora, e da profano, ve l'ho detto, della materia, lo leggo così. Gli autority, e lo dico da profano, ripeto, poi potete dire che è cazzate, gli autority tendono la regolamentazione, gioca bene dove ci sono situazioni nitide, comparti chiari, mercati, industrie, settori, confini, attori, customer, che è esattamente l'opposto di quello che oggi sta succedendo nel digitale, che lo affrontiamo come audio-video, servizio telecomunicazioni, servizio internet, dire sono tutti termini di parità, no? Ecco, che è esattamente l'opposto di quello che sta succedendo nel digitale. Oggi il digitale è esattamente disruptive per questo motivo, fa saltare qualunque tipo di confine, qualunque tipo di classificazione, qualunque tipo di lettore, no? Questo emerge bene nei nostri libri, no? Il concetto, Stefano, dici, cos'è il broadcaster, cos'è la televisione, no? Cos'è il palinsesto? Il palinsesto è una parola che mi ha partorito perché c'era una tecnologia, tubo catodico, una rete analogica, e l'abbiamo chiamato palinsesto, non c'era ancora IP, non c'era ancora la bilateralità dell'IP, no? Se no, cos'è palinsesto? Cos'è televisione? Cos'è video? Cos'è pubblicità oggi? Se ci mettiamo dentro la rete, i social network, i video virali, no? E così via, no? Saltano tutti questi concetti, tutti questi archetipi, tutti questi confini, tutte queste definizioni, stanno saltando una dietro l'altra. E quindi è difficile appunto poi stare dentro, no, alla regolamentazione che dice adesso regolamenti i servizi di telecomunicazione o di comunicazione elettronica e poi i servizi audiovisivi, no? Abbiamo capito, secondo me, non tanto in Italia, no? Però questo, l'economia digitale è un pezzo rilevante, no? Di quello che sarà il nostro futuro, no? Quindi è inutile andarla a chiudere, no? a delimitare. In realtà in un paese maturo come il nostro, come l'Europa, come il Nord America, in un emergente come la Cina, il digitale l'abbiamo capito, no? Forse è pervasivo, potente. Vi do solo, visto che non posso sparare una cifra anche stasera, visto che sono economia. Anche solo se guardiamo la componente dell'economia digitale diretta, no? Quindi quella diretta, parlo di commerce, digital content, digital advertising, mobile payment, tutto questo, ecco, noi stimiamo che più o meno nel 2016 un 80 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di 5 punti percentuali del PIL. Questo è piccolo, è solo la componente diretta, poi c'è tutta la parte indiretta, no? Il fatto che oggi non c'è nessuna azienda dall'artigiano all'edilizia, no? al produttore di bicchieri o di borse, che in realtà non vede cambiare. Quindi ecco la trasversalità, ecco. E questo vale anche negli attori, no? Nella visione degli attori, chiaramente. Questa categorizzazione, no? Broadcaster verso over the top, YouTube
versus Mediaset, Major versus Spotify, cioè anche negli attori saltano un po' i confini. Il mio giudizio è che la regolamentazione europea delle comunicazioni elettroniche sia un rimarchevole successo, cioè, è un esperimento istituzionale che ha funzionato e continua a funzionare benissimo. Il fatto che i confini industriali e merceologici si sono scompaginati, questo rappresenta una sfida rispetto alla quale l'attuale sistema istituzionale regolamentare europeo, e sottolineo europeo perché in America non è così, è assolutamente all'altezza di questa sfida. È una cosa inconsueta dire che c'è qualcosa che funziona, anche perché il discorso sulla regolazione non è in genere un discorso di segno positivo, non so perché c'è l'istinto sempre di cercare qualcosa che non va. La regolazione è stato un esperimento di straordinaria efficacia e l'attuale convergenza che si sta costruendo intorno a internet, no? Al protocollo IP, perché quella convergenza di cui si leggeva nei libri, quella tra digitale e telecomunicazioni, tra audiovisivo e telecomunicazioni non c'è mai stata, era semplicemente un'etichetta che metteva insieme cose diverse. Chi ha fatto questo mestiere sa che l'audiovisivo è sempre stata una cosa, le telecomunicazioni un'altra, strumenti analitici completamente diversi. L'attuale convergenza trova le funzioni europee perfettamente preparate. Il dibattito al Parlamento europeo è uno dei momenti alti della riflessione di questo continente sulla regolamentazione. Io faccio riferimento alla vicenda naturalmente neutrality. Ce l'avessero gli Stati Uniti un modello di riflessione sulla net neutrality o sull'accesso alla rete come ce l'hanno gli europei, se la sognano. E su questo mi sia consentito, io spero di non fare atto di lesa maestà, se all'interno di un'istituzione europea, dico che quando ho sentito il nuovo commissario europeo Oettinger che esaltava il lock-in del cliente come premessa per sviluppare gli investimenti, mi sono venuti i brividi lungo la schiena. Signore, perdonami perché non sanno che fanno. Il Parlamento europeo che ha dimostrato grande maturità nel corso del dibattito su questo pacchetto single market, che ha una responsabilità enorme, che va detta purtroppo, perché questo pacchetto scellerato della CRES ha accreditato in Europa, almeno in alcuni quartieri, la tesi che la regolamentazione europea ha bisogno di non so quali riforme per orientare il mercato verso sbocchi coreani, Seoul, non so che cosa. Il 5G. Sì, il 5G. Allora, in quella insalata russa che era questa proposta sintomatica, chi l'ha letta senza avere un retroterra di esperienze di familiarità si è fatta l'impressione che insomma l'Europa ha sbagliato tutto, bisogna prendere in mano questa eredità regolamentare e cominciare a spacchettarla, perché appunto da fare il bitstream unico, a centrare i rimedi a Bruxelles, e chi più ne ha più ne metta. Allora, il punto da cui bisogna partire, e io vi invito a seguire il dibattito nordamericano, è che l'Europa deve essere orgogliosa del suo sistema regolamentare. Quindi prima di prendere questo sistema e pasticciarci sopra per realizzare questa specie di chimera, questa specie di ricerca del bello d'oro che è la super banda coreana, no? Perché ora siamo nella fase della isteria coreana, se non si arriva a... Quando poi la letteratura scientifica dice che se tu dai 5G a una persona e questa non sa cosa farci, perché non è sufficientemente familiare con il mondo della rete, non ha servizi da attivare, non ha un livello di scolarizzazione sufficiente, non ha un livello di reddito adeguato, cosa ci fa? Le autorità indipendente sono dei luoghi che in qualche modo rispecchiano la realtà su cui queste devono operare, cioè interessi molto conflittuali, una politica che naturalmente interferisce in modo sistematico rispetto a decisioni che hanno un impatto straordinario, quindi, e rispetto alle quali
decidere se prendere la strada A, B, C, D, E. Sarà discrezionalità amministrativa, ma insomma è discrezionalità amministrativa assai poco vincolata. Quindi voglio dire che c'era un indirizzo politico regolatorio dell'autorità di Stefano Mannoni, che è un altro visibilissimo dell'autorità di autorità, c'è da scandalizzarsi, niente affatto. Però io dico, quando parliamo di autorità indipendenti, ecco, cerchiamo di parlare di qualcosa che abbia un minimo riscontro nella dinamica effettuata di queste istituzioni. È un libro sulla rete, è un libro che si pone di fronte alla grande sfida della rete, che è da un lato un'infrastruttura, ma dall'altro è anche tutti noi. E questo libro cerca di mettersi dal lato del povero regolatore, come è stato detto già, che ha che è una specie di giallo di fronte, che da un lato deve fare i conti con la materialità, la fisicità di un'infrastruttura che deve essere realizzata, che deve essere alimentata, che deve essere modernizzata, e dall'altro con i servizi che su questa rete viaggiano, e oggi anche con i diritti e le libertà di ciascuno di noi che su quella rete stanno. Quindi questo è un libro esperienziale, non è un manuale. Io non ho né la pretesa, né la formazione, né la cultura oggi per scrivere un manuale, come ha fatto Stefano. Cioè, almeno io personalmente non ero convinto che gli investimenti li potesse fare solo l'incumbent e tutto il mercato, cioè gli operatori alternativi e i consumatori, dovessero portare risorse all'incumbent e facesse solo lui gli investimenti. Posto che, visto che porto nel libro i dati dell'Istituto del Bruno Leoni, che questo paese è abbastanza reputato, dice che gli investimenti, gli incambi dell'ultimo tempo, il paese erano discesi, io siccome l'Istituto un po' ci credo, forse è il caso che invece il mercato lo apriamo alla concorrenza. E da lì è nata questa delibera 747 che ha usato la leva dei prezzi. Giulio Napolitano l'ha detto giustamente, con prezzi equi che consentissero la concorrenza, però. E poi ha utilizzato altre leve regolamentari come il cabine, e sta mettendo in atto delle leve tecnologiche come il vector multioperatore, che dovrebbero consentire alla concorrenza infrastrutturata di esplicare tutte le sue potenzialità, come giustamente ha detto un attimo fa Stefano Mannoni. C'è tutto il tema della rete libera, aperta, è stato lanciato un grande messaggio forte sulla net neutrality. Io credo che sono tutte sfide che dobbiamo raccogliere, e su quel libro prende anche posizione. Credo fermamente che la rete debba essere aperta, libera e neutrale. La rete non deve avere padroni. E la regolazione ex ante, la nostra, e poi l'intervento ex post dell'autorità di concorrenza hanno la funzione di evitare che la rete diventa di pochi padroni. Perché il rischio è questo: se una rete libera e aperta, c'è qualcuno forte che se la prende, e oggi il rischio c'è. Allora, noi qui siamo nel territorio del Parlamento Europeo, domani pomeriggio e giovedì mattina il Parlamento Europeo tratterà un dibattito proprio su questi temi, e ci sarà una presa di posizione del Parlamento Europeo molto forte su queste questioni, suppongo, perché si è già sui giornali è uno dei padroni. Google è uno dei padroni, e c'è una procedura in corso insieme alla Commissione Europea per l'abuso di posizione dominante sul search. Ora, quello che dobbiamo fare è, c'è la net neutrality, non è solo il fatto che non ci siano servizi privilegiati di tutti, ma è anche il fatto che la rete sia a disposizione di tutti. Perché per questo il nostro ruolo è fondamentale. Le regole non sono un modo per impedire di usare la rete, ma un modo per garantire a tutti di usarla liberamente.